è una scelta importante di andare in un luogo un po' decentrato. Questa scelta, questo esperimento sicuramente è un segnale per la città di Roma, che non è stata particolarmente cortese nel consentirci la manifestazione ormai alla sua 11ª edizione, però ci dà anche la misura della difficoltà di coinvolgere la coscienza civica, perché magari in un piccolo centro poteva essere anche un evento, diciamo, diventa un evento importante discutere, portare all'attualità questi temi, e là insomma osserviamo anche che non è semplice attivare la popolazione locale su tematiche che sembrano un po' distanti, ma invece le persone ormai private di libertà sono già nel nostro paese, i richiedenti asilo, gli immigrati, eccetera. Non è che bisogna andare in Birmania per scoprire che li hanno privati della libertà, o in Venezuela, insomma sono ormai finte democrazie dove c'è stato totalitario, non si può fare sviluppare l'opposizione, il dibattito viene stroncato alla radice. Per cui occorre battersi per queste cose, e perché la libertà è una conquista, non è che una volta ce l'hai rimane. È vero, i diritti effettivamente una volta che vengono conquistati vanno difesi, cosa che spesso e volentieri viene dimenticata, tant'è che anche in Italia il lavoro nero, se ne sente parlare, i nuovi sfruttati sono questi migranti che vengono sottopagati e magari per 2,50 € all'ora rischiano la vita, e poi ci sono anche gli italiani che fanno il caporalato, ci sono gli italiani che non hanno il lavoro, le donne che magari purtroppo vengono sottopagate rispetto agli uomini. Credo che ancora la democrazia debba fare ulteriori passi avanti, o comunque i diritti debbano essere difesi. Sì, perché noi abbiamo un buono, a mio avviso, in Italia c'è un avanzato stato di diritto, diciamo, giuridico, ma non di fatto, per cui la distanza sta crescendo, e anche ci sono delle leggi contro il caporalato, questa legge insomma di cui la Regione Puglia fu anche apripista, eccetera, ma insomma la distanza tra i fatti e la norma è siderale. Per cui se non c'è una coscienza civica che permette di non andare a comprare le spremute d'arancio a 0,5 €, tutti le comprano a 0,5 € e non puoi che favorire il mercato irregolare. Allora la spremuta d'arancio deve costare un po' di più, se no questo è... Diciamo che uno con il prezzo va a pagare la giusta manodopera e ovviamente quello che dovrebbe essere lo stipendio di una persona che lavora nei campi, e non lo sfruttamento, perché se non so, si va a pagare, come dicevamo, una spremuta a 50 centesimi, vuol dire che quanto viene pagato il lavoratore? Questo è il punto, però è tutto il circuito della cattiva informazione, per cui un po' la crisi economica che giustifica che ognuno deve insomma fare attenzione alla propria capacità di spesa, ma io penso che sia anche un grande problema della disinformazione, per cui per me i media e tutti hanno la loro parte di responsabilità per costruire coscienza civica e maggiore partecipazione a rispondere a queste situazioni, dove non è detto che sono solamente gli stranieri che fanno cose irregolari, cioè c'è la complicità di alcune persone che poi peraltro mettono, come dire, in difficoltà chi opera nella legalità, che, per cui bisogna consolidare tutti gli imprenditori sani che fanno tripla fatica a stare sul mercato a fronte di altri che sfruttano questa manodopera clandestina, che viene da situazioni di guerra, e a volte c'è altro dietro. Certo. Perfetto, Riccardo Cristiano, Liberty TV, campagnano di Roma.